Ma di quella giornata del 16 ottobre 1943 ricordo tutto. Mio padre mi aveva pregato, mi aveva detto se ti fa il piacere, oggi è sabato, c'è la distribuzione delle sigarette dal tabaccaio. Vai a metterti in coda perché si faceva la coda per acquistare le sigarette. E quando a un certo punto vide arrivare mio padre molto prima, passo piuttosto svelto, quando mi fu vicino, mi disse Piero, vieni via, vieni via, che stavano facendo il rastrollamento di tutti gli ebrei per la città. Era il 7 aprile, eravamo intorno alla tavola, avevamo cominciato intanto a recitare la Gadà, le preghiere della Pasqua, e sentimo bussare, non aspettavamo nessuno. Le due SS entrarono in casa, erano armati fino ai denti, cominciarono a parlare in tedesco che nessuno naturalmente capiva, poi uno tirò fuori un foglio dove c'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori. Ci fecero salire sull'ambulanza. Dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Ginacelli. Per me fu davvero un trauma tremendo. Io cominciai a piangere. Papà se ne accorse, ci chiese perdono. Papà disse: guardate, possono accadere cose terribili. Mi raccomando, qualsiasi cosa accada, non perdete mai la dignità. Ad Auschwitz-Birkenau aprirono i carri. Le SS tutte schierate, tutte con un cane al guinzaglio e un bastone in mano. Eravamo nudi, completamente nudi, avevamo dovuto lasciare dalle scarpe al cappello che ce l'aveva, avevamo dovuto lasciare tutto quanto da una parte. Una per volta dovevamo passare lì e appunto quando venne il mio turno mi riempirono la scheda e poi sulla scheda misero un numero a 5.506. Questo numero mi venne tatuato, impresso sull'avambraccio sinistro. Siamo come tutti gli altri. Non c'è nessuna differenza. Appartiamo tutti al genere umano.